L'articolo originale pubblicato sul Journal of Electroanalytical Chemistry di Fleischmann e Pons, devo dire, era eccezionalmente ben scritto per tutti gli standard usuali della comunicazione, avevamo l'impressione di aver capito di che si trattava. E avevamo anche l'impressione di aver capito che la cosa si adattava molto bene alle nostre idee. Dopodiché nel giro di un mese e mezzo scrivemmo un lavoro in cui proponevamo ipoteticamente una possibile interpretazione del fenomeno. E adesso brevemente vi dico qual è. Cioè, è una proprietà dei nuclei leggeri che quando due nuclei leggeri, in particolare due nuclei di deuterio, è un nucleo fatto da un protone e un neutrone, quindi due sono due protoni e due neutroni che corrisponde al nucleo di elio se si tenesse insieme. Però dato che a causa della relatività l'energia dell'elio unito è un po' più bassa della somma delle energie dei due deuteri, il processo di fusione dà luogo non a un nucleo di elio stabile, ma a un nucleo di elio, perdonatemi la metafora, bollente, che quindi deve liberarsi di energia, che è proprio l'energia che ha uso sia militare che civile. Come fa a liberarsi di questo eccesso di energia? Adesso ci sono due casi estremi. Il primo è quello che di solito è studiato dai fisici nucleari, cioè che i due nuclei si incontrano da soli, senza connessioni con altri, nello spazio vuoto. Allora non ci sono terzi a cui cedere immediatamente l'energia. Quindi a causa della conservazione del principio della quantità di moton, il nucleo bollente non può dissipare l'energia mettendosi a correre. Quindi l'unico modo che ha di dissipare questa energia è spezzandosi. E allora può, con uguali probabilità, spezzarsi mandando via un protone oppure un neutrone o con una probabilità 1 su 1 milione un fotone gamma. Allora, questo proiettile si porta via con sé l'eccesso di energia che può essere catturato dagli astanti sia in forma militare sia in forma civile. E questo è la fusione nucleare convenzionale, quella che si chiama anche fusione calda. Perché si chiama fusione calda? Perché dato che i nuclei sono elettricamente carichi, per farli avvicinare occorre molta fatica. È vero che quando i nuclei sono entrati in contatto intimo si sviluppa una passione travolgente tra i due, perché le forze nucleari sono un milione di volte più intense delle forze elettromagnetiche, però hanno il difetto che sono a corto regge, cioè il raggio d'azione di queste forze, cioè i due nuclei devono entrare proprio in contatto per sentire le forze nucleari. Quando stanno a distanza sentono solo la repulsione elettrostatica. Quindi per sormontare questa repulsione elettrostatica è necessario dargli un'energia cinetica molto grande. Fatti i conti in termini di temperatura, perché la temperatura è una misura dell'energia cinetica dei componenti del mezzo che ha quella temperatura, corrisponderebbe a 60 milioni di gradi. Quindi una bella temperatura che spiega perché questo processo finora è stato realizzato unicamente a fini distruttivi militari, perché lì questa temperatura elevata necessaria per far avvicinare i nuclei per produrre la fissione è ottenuta facendo esplodere una bomba atomica. Allora, la bomba atomica è il, diciamo così, il detonatore. C'è il deuterio, oppure si possono usare anche altri elementi leggeri, il deuterio è giusto per fissare le idee, e allora c'è un doppio scoppio. Prima un botto di una bomba nucleare a fissione seguito da un megabotto dell'idrogeno che fonde. E questa è l'applicazione militare. Per l'applicazione civile è un problema, perché capite che non c'è nessun materiale al mondo che resista alla temperatura di 60 milioni di gradi.
Per cui bisogna trovare dei trucchi per cui i componenti di questi nuclei non toccano mai la parete, sennò la parete svanirebbe in vapore. Beh, quindi ci vogliono potenti magneti, potenti calamite che tengono confinato questo numero di nuclei e carichi al centro del recipiente, però nello stesso tempo questi, benché confinati, devono agitarsi moltissimo, devono avere. Quindi da un lato ci stanno i magneti che li intrappolano, dall'altro potenti laser che gli danno energia. Bisogna fare in modo che nessuno di questi prigionieri agitati vada a toccare la parete. Capite che è un problema impossibile, non è stupefacente che non sia stato risolto. Per cui concludo questa parte dicendo che questa è certamente l'energia del futuro, nel senso che non avrà mai il presente. Ecco, e invece ci può essere un'altra strada. Usando una metafora che ho usato talvolta, si può dire che il problema della fusione dei due nuclei è analogo a quello dell'incontro di due candidati amanti, i quali, se riuscissero a sormontare il cattivo carattere che si ritrovano, darebbero luogo a una passione. Allora come si fa? Allora ci stanno due strade. La strada che vi ho appena descritto, cioè quella della fusione calda, corrisponde allo stupro. L'altra strada è quella della seduzione. Però la seduzione, data che i due si respingono, non se la possono fare da soli, ci vuole un terzo. E allora, se invece che nello spazio vuoto siamo all'interno della materia, dove ci stanno anche cariche negative, nel caso degli elettroni, non solo cariche positive. Adesso, uso molto la metafora. Allora, è possibile che all'interno di questa materia ci siano degli addensati di elettroni, dei blob di elettroni, i quali svolgono, rispetto ai due candidati amanti, la funzione della vecchia zia. Cioè si siede al centro del divano, si attira uno da un lato, uno dall'altro, li fa avvicinare, dopodiché sparisce e i due sono in contatto. Ecco, più o meno questa è l'idea che a suo tempo Feynman aveva battezzato con la battuta like, likes, like, per spiegare fenomeni che già erano noti a Feynman, in cui sembrava esserci un'attrazione tra cariche dello stesso segno, invece che una repulsione. Per esempio, la cosa era stata osservata nei colloidi, in cui pareva che ci fossero dei livelli di densità superati i quali insiemi di cariche dello stesso segno, invece di respingersi, si attraessero. Vabbè, non entro adesso nei dettagli, però le nostre idee della coerenza potevano aiutare a capire come questo potesse accadere. E allora, potevamo capire perché, se invece che nello spazio vuoto i nuclei di deuterio venivano posti all'interno di un metallo, dove quindi c'è abbondanza di elettroni che possono svolgere la funzione della vecchia zia, ci sia una soglia di densità superata la quale i nuclei cominciano spontaneamente a fondere, che era esattamente quello che trovavano Fleischmann e Pons.